Sì, va bene. Allora io vado? Sì, sì, vai, vai. Autostrade tra i protagonisti della transizione ecologica, un approccio trasversale strategico per affrontare le sfide della mobilità sostenibile. Beh, oggi abbiamo discusso di cos'è la mobilità nel paese, in realtà è la base della ricchezza di questo paese. Il 90% degli spostamenti avviene su gomma e la maggior parte, un 3% di infrastruttura, avviene il 30% di questi spostamenti. È vero che se vediamo l'altro lato della medaglia è il sistema che oggi inquina di più in termini di emissione di CO2 e pertanto è su questo sistema che dobbiamo investire in modo tale da raggiungere gli obiettivi ambiziosi, come ci siamo detti, al 2030, al 2050, e il modo migliore, più volte detto, alla neutralità energetica, ovvero ci sono più sistemi che concorrono per poter raggiungere questo obiettivo, dall'elettrico, i biocarburanti fondamentali, a quello che è la digitalizzazione per cambiare anche i comportamenti di noi tutti negli spostamenti, nella mobilità. Come valuta l'intervento di chiusura del ministro Salvini? Cioè, cosa l'ha colpita positivamente, cosa no? Beh, certamente la voglia di fare, l'abbiamo visto da un diagramma durante la presentazione, il paese cresce perché ci sono le infrastrutture. Queste che siano infrastrutture viarie, energetiche o idriche, le grandi economie e il benessere si costruisce attraverso le infrastrutture. La volontà di fare infrastrutture credo che sia una chiara indicazione di questo governo e in particolar modo del Ministero, e questo lo riteniamo fondamentale. Bisogna incominciare di nuovo a riammodernare il nostro paese per poter sostenere il livello di ricchezza che oggi c'è in Italia, la seconda potenza e capacità manifatturiera oggi mondiale ed europea. Secondo lei siamo in ritardo? I tempi sono ancora lunghi? Beh, allora, dipende. Se andiamo a vedere che cosa non è stato fatto negli ultimi 20 anni, beh, certamente la risposta è sì, siamo in ritardo, perché se andiamo a vedere mediamente, è un numero che non abbiamo visto nella presentazione, ma gli altri paesi europei hanno investito sui sistemi autostradali circa il 50-60% in più di quello che è stato investito da noi, pur avendo noi circa il 65% medio di traffico in più rispetto alle altre autostrade. Oggi dobbiamo recuperare questo gap infrastrutturale e non abbiamo alternative per poter mantenere attivo ed efficiente il nostro sistema produttivo. Senta, pochi giorni fa è uscita la notizia di una richiesta di maxi risarcimento per la questione del Ponte Morandi. Qual è la posizione di Autostrade su questa vicenda? Beh, noi su questo abbiamo già definito la nostra posizione. Ricordo che noi abbiamo patteggiato e quindi siamo usciti dai procedimenti penali sia per quanto riguarda il Morandi che per quanto riguarda i cosiddetti procedimenti riuniti. Credo che abbiamo transato per 3 miliardi e 4 individuando tutti i soggetti e abbiamo credo chiuso la maggior parte, anzi ne sono certo, chiuso la maggior parte di tutte le posizioni di danni diretti delle persone che l'hanno richiesto. Quindi non ci preoccupa come società Autostrade rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi.